Non vive neanche di pulce, neanche di zanzare, neanche di cose andavi. C'è stata la dottoressa il sandwich, vedi che proprio ieri, pure l'hai patita così. Dove ti hanno morso? Tutto qua, sono tutto rovinato. Senza una casa, tra i rifiuti e con le pulci, da anni circa 10 famiglie vivono così, in un ghetto a Melito Porto Salvo in Calabria. Non la vanno neanche alla scuola perché sono piene di cose muzzicate, delle pulci sulla pelle. E mi ha detto la maestra, signora, se muzzicate delle pulci, dice, l'ho portata a scuola i bambini, autistico. Voi tutte queste cose le avete dette al sindaco, che i bambini hanno il diritto di andare a scuola? Sì, l'abbiamo detto, dice che mandava a disinfettare, ma non è venuto mai nessuno. Baracche fatiscenti, fogne a cielo aperto, Eternit e altri rifiuti tossici riversati in un palazzetto dello sport sequestrato. Tu sei nata qua? Sì. Cosa vorresti? Mi stiamo buono. I bambini giocano tra gomme bruciate e pecore che pascolano indisturbate tra erba alta e baracche. Sono andata a prenderlo per mettere la pastina con l'omogenizzato per darlo al bambino. Ho visto escrementi dei topi. Da anni le famiglie chiedono un alloggio popolare lontano dalla discarica, che si trova vicino alla sede della Polizia Municipale. La videosorveglianza di sicuro non la mettiamo noi, eventualmente il Comune, però non possiamo in merito rilasciare dichiarazioni. No, non ci volete dire niente. No, non possiamo, non è non vogliamo, non possiamo. Ma siamo più di 10 famiglie che abbiamo bisogno di una casa. Stiamo troppo male, perché dentro la casa entra l'acqua. E pure serpente abbiamo. Chi viene butta? Pure quelli del comune. Cattano in busta, vedete in busta. I cogli la spazzatura vanno a rete e fanno via gente che si cacciano il materiale. Ci prendono i soldi, demandati etnica. La situazione può essere risolta nell'arco di poche settimane, perché si tratta di poche famiglie. Gli alloggi, da quello che ribadisco, da quello che ci ha detto il sindaco a luglio, ci sono, alloggi confiscati, quindi si possono assegnare ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3296 come emergenza abitativa prevista dalla legge. Quindi non si fa nessun torto ai vincitori del bando comunale. Cosa ne pensa il sindaco Meduri? Siamo andati in comune per strappargli qualche promessa. Dipende cosa intendono loro per alloggio. Se intendono un alloggio popolare, gradatore a ERP, e c'è da dire che alcuni di loro non hanno fatto manco domanda. Tutti coloro che erano residenti nel campo Rom sono stati assegnatari di un posto dove andare, un fabbricato dove andare a residere. Poi chiaramente non piace a qualcuno che nella delocalizzazione complessiva sia stato assegnatario di un alloggio all'Acco, di un alloggio a Pentidattilo o a Prunella. Cioè, c'è qualche nucleo che è oggetto di destinazione di altri appartamenti, però di fatto preferisce abitare ancora nel campo Rom. Quello che dico, i tempi sicuramente entro l'anno per quanto mi riguarda questa storia deve finire.